cosa guarda, cosa ricorda e cosa prova chi convive con un tumore cronico del sangue? A rispondere a queste domande è la prima analisi neurometrica sulle interazioni che i pazienti con neoplasie mieloproliferative croniche e leucemia mieloide cronica vivono con i loro medici, familiari e amici. Dai risultati dello studio condotto dal centro di ricerca Behavior and Brain Lab dell'Università Yulm di Milano nasce Connessioni di vita, la guida per le interazioni che fanno bene, promossa da Novartis in collaborazione con AIPAM nell'ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione Mielo Spieghi. Vincenzo Russo, professore di psicologia dei consumi e neuromarketing dell'Università Yulm. Abbiamo notato che paziente e non paziente, abbiamo misurato ovviamente la reazione con un gruppo di controllo di non pazienti, abbiamo visto che si guarda molto intensamente il volto del medico quando si è pazienti. E allora basta una piccola distrazione, magari quella che razionalmente il paziente giustifica, ma emotivamente no, guardare il telefonino, distrarsi un attimo, non prestare attenzione alle parole che viene detto dal paziente, non comprendere a volte la difficoltà di comprensione di chi ascolta, per esempio, una diagnosi, parole difficili, incomprensibili, tecnicamente ineccepibili, tecnicamente giuste, razionalmente giustificabili, ma emotivamente assolutamente devastanti. E ricordiamoci che questi elementi emozionali hanno un effetto non solo nella relazione medico-paziente, ma anche sul paziente stesso. Ci sono delle ricerche neuroscientifiche che ci dimostrano che quando siamo in una condizione di difficoltà relazionale, le aree del cervello che si attivano sono le medesime di quelle che noi attiviamo quando abbiamo un dolore fisico. I piccoli gesti, le parole e le interazioni che gli oltre 40.000 pazienti italiani stabiliscono con i medici e con i loro cari hanno un impatto diretto sul loro benessere mentale e sono così in grado di fare la differenza nel percorso di malattia di un tumore del sangue dall'andamento cronico. A generare intensi picchi emotivi è anche la capacità dei familiari di distrarre il paziente dal pensiero fisso della malattia. Antonella Barone, presidente AIPAM. Per quanto riguarda le interazioni con i familiari è emerso che la maggior parte dei pazienti, il 56%, ritiene che i familiari siano troppo protettivi. Questo si traduce in eccessivi limiti, mentre invece è auspicabile una maggiore autonomia, anche dimostrazioni di stima da parte dei familiari e il coinvolgimento dei pazienti in attività comuni. La campagna Mielo Spieghi ha l'obiettivo di attivare il paziente, di renderlo più consapevole e autonomo nella gestione della malattia.